Buon pomeriggio a tutte e tutte, a tutti, sono contento diciamo di porgere i saluti, sono Alessio Bottalico, sono contento di porgere i saluti per Link Rete della Conoscenza. Noi siamo entusiasti diciamo di aderire a questo percorso che ormai si presenta da vari anni come una tappa fissa tanto per la cittadinanza quanto per la comunità studentesca, la quale poche volte si trova a dibattere e a confrontarsi su temi come questi. Oggi rispetto diciamo alla discussione che avrà sulla legge regionale contro l'omofobia e la transfobia, possiamo dire diciamo che rappresenta una tappa, un passaggio fondamentale sicuramente rispetto alla letteratezza di cui soprattutto il Sud rispetto alle varie discriminazioni, gli altri tassi di discriminazione in questo senso subisce, però diciamo pensiamo che sia anche necessario andare un po' oltre e ripensare tutto un sistema di finanziamenti anche per l'educazione sessuale, per l'educazione all'affettività, all'educazione alle differenze all'interno ad esempio dei luoghi stessi della formazione, quindi scuola e università. Scuola e università che invece ad esempio hanno visto ospitare qualche tempo fa personaggi ad esempio come Adinolfi, quindi dando legittimità a una politica, a una cultura della discriminazione nei confronti degli omosessuali e delle donne, e quindi rimarcando e ribadendo una fantomatica libertà di espressione, dando a questi soggetti, a questi personaggi la possibilità di esprimersi all'interno di un luogo che invece dovrebbe abbattere le discriminazioni di genere e le discriminazioni sessuali. Quindi diciamo come Link Rete della Conoscenza noi saremo sempre un presidio all'interno dell'università, all'interno delle scuole per abbattere tali discriminazioni, e buon proseguimento, sono molto breve visto che i tempi sono risicati, quindi buon proseguimento di discussione a tutti e tutti. Benissimo, allora do la parola a Titti De Simone, che appunto è consigliera del governatore del presidente Emiliano e che è stata veramente, è innanzitutto incaricata dell'attuazione del programma, ma soprattutto è stata praticamente la regista della messa in opera di questo programma, e noi particolarmente attenti a questa sezione dei diritti civili, dei diritti delle comunità di ogni segno, abbiamo pensato con Titti a questo tavolo oggi, quindi grazie a tutti per essere qui e le cedo la parola. Allora, grazie innanzitutto per questa bellissima occasione, perché non è usuale parlare di una legge, della costruzione intanto dell'attuazione di un programma di governo, della costruzione di una legge regionale contro l'omofobia e la transfobia all'interno di una manifestazione come quella di un festival, come ci hanno insegnato a dire l'altro giorno, che credo sia innanzitutto una delle sfide più interessanti che oggi in Puglia c'è, e che credo che sia una sfida interessante nel panorama nazionale, perché è una manifestazione questa che ci induce a mettere in campo quelle che sono le idee, gli studi e le ricerche sul tema della cultura di genere, e che non è assolutamente astratto da quello che poi le politiche pubbliche dovrebbero realizzare, no? Nel momento in cui si scrivono le leggi, si scrivono i provvedimenti. Allora, una cosa che dicevo alla professoressa Vecchia Luciani l'altro giorno è proprio questa in conferenza stampa, cioè a me piaceva molto l'idea di creare all'interno di questa cornice la possibilità di una relazione tra il mondo dell'università e la realizzazione del programma di governo, e quindi diciamo la concretezza della scrittura dei provvedimenti più importanti, no? Del governo regionale, proprio perché ritengo che bisogna ricostruire, ricucire, rafforzare, magari diciamo, è molto a macchia di leopardo in Puglia questa connessione, ma sicuramente sforzarci di costruire questo forte legame tra l'università e ciò che all'interno dell'università, con voi studenti, con i docenti, si studia, si ragiona, si ricerca, si approfondisce, e chi poi all'interno delle istituzioni deve realizzare dei provvedimenti concreti, perché se questa connessione salta, l'università è un presidio fondamentale sul territorio, di carattere formativo, di carattere educativo, di carattere professionale,
di ricerca, quindi è importante far sì che si ricostruisca questo forte legame. Questo credo che sia una delle cose più interessanti che questo festival si propone di fare. Quindi quando abbiamo ragionato insieme sulla possibilità di dedicare proprio anche in apertura insomma di questa manifestazione un momento a questo tema, mi è sembrata una cosa molto stimolante, molto, molto importante. Perché una legge regionale contro l'omofobia e la transfobia? Innanzitutto perché è scritto nel nostro programma di governo, cioè noi abbiamo un programma di governo regionale per questa legislatura che abbiamo costruito insieme ai pugliesi, perché lo abbiamo costruito facendo un percorso partecipativo, quindi provincia per provincia, abbiamo coinvolto più di 3.000 pugliesi e proprio dai territori è venuta fuori questa esigenza. Prima questione. È una questione importante da analizzare, da cogliere dal punto di vista sociale, dal punto di vista economico, dal punto di vista culturale, di quanto poi i territori siano realmente soggetti attivi e trasformativi allo stesso tempo. Quindi coinvolgiamoli questi territori. È importante che nel governo del paese e come delle regioni i cittadini siano coinvolti nelle scelte. Siamo a ridosso di un appuntamento importante come quello di un referendum, no? E quindi si discute di partecipazione sì, partecipazione no. Noi la Puglia è tra i soggetti promotori di questo perché, al di là del contenuto della questione in sé, che è molto importante dal punto di vista ambientale dell'impatto del territorio, ma perché difendiamo degli strumenti di partecipazione. Mai sia, diciamo, perdere, smarrire la... diciamo il principio e il valore della partecipazione democratica quando abbiamo gli strumenti per farlo. Noi abbiamo deciso di farci il programma in questo modo e adesso questo programma va attuato anche con dei dispositivi di monitoraggio, di controllo e di valutazione, ma innanzitutto va attuato anche nella modalità in cui scriviamo i provvedimenti più importanti. Questo è uno di quelli che sono stati introdotti all'interno del programma di governo dai pugliesi, quindi noi questa legge la faremo e la dobbiamo fare in tempi rapidi e la dobbiamo fare anche coinvolgendo tutti i soggetti, e quindi l'università, chi studia, le associazioni, il mondo delle imprese, del lavoro, perché è chiaro che gli operatori del sociale, perché è chiaro che una materia di questo tipo ha delle dirette, importanti ricadute sul funzionamento di tante questioni che sono di competenza della regione, l'organizzazione di tante cose che sono di competenza delle regioni. In un quadro, è bene ricordarlo, normativo nazionale vuoto, perché l'Italia è l'unico paese europeo a non avere alcuna legge che sostanzialmente recepisce ciò che trattati europei, direttive europee, risoluzioni europee da circa 20 anni più a questa parte hanno sancito, invitando i paesi membri dell'Unione ad approvare delle leggi che riconoscessero diritti di uguaglianza alle persone omosessuali, che riconoscessero politiche di contrasto a tutte le forme di discriminazione in atto nelle nostre società che riguardano la vita concreta delle persone omosessuali e delle persone transessuali. L'Italia non ha ancora nessuna norma approvata. Abbiamo in sospeso, come tutti sappiamo, molti sappiamo quantomeno, due leggi. Una è ferma alla Camera dei Deputati ed è la legge nazionale contro l'omofobia e la transfobia, e l'altra è la legge sulle unioni civili, che è stata appena approvata dal Senato. Penso che tutti abbiamo seguito il dibattito pubblico su questa vicenda e che da dichiarazioni ultime del governo dovrebbe arrivare ad una approvazione, diciamo, entro pochi mesi, speriamo, dico io, perché effettivamente essere l'unico paese europeo a non avere nessuna legge che sancisce un diritto di uguaglianza dei cittadini omosessuali e transessuali è vergognoso,
io direi che è proprio vergognoso e che siamo molto in ritardo. È indubbio che queste proposte di legge, questa è la mia opinione, ma diciamo rappresentino nel vuoto che c'è qualcosa, quantomeno un punto di partenza. Certamente entrambe le leggi nazionali che citavo prima, a mio avviso, presentano dei limiti rispetto a quanto è andata molto avanti la discussione e l'evoluzione sociale e culturale anche in Italia. Ma se guardiamo poi il panorama europeo, noi viviamo in un'Europa dove le genti dovrebbero muoversi liberamente, ma vediamo che i muri, diciamo, si alzano senza, quindi anche su questo torniamo indietro anziché andare avanti, dove c'è un problema di diritti sicuramente umani oggi, e chiaramente l'Italia deve fare la sua parte. Penso che con tutti i loro limiti, dico perché la legge sull'omofobia che è in discussione alla Camera, che però dobbiamo cercare di sollecitare che vada avanti, che è ferma da un anno alla Camera dei Deputati, quindi io credo che le regioni, noi lo faremo, sicuramente anche avviando questa azione legislativa in Puglia, solleciteremo il legislatore nazionale a darci un quadro di riferimento, perché è chiaro che per le regioni sarebbe più facile intervenire in questa materia se avessimo un quadro normativo nazionale. Peraltro vorrei ricordarvi che la Liguria, che è stata nel 2009 la prima regione in Italia che ha legiferato con una legge regionale contro l'omofobia, ai tempi quando Berlusconi era al governo si è beccata pure, diciamo, un'impugnativa da parte del governo sulla legge. La Toscana, perché chiaramente andiamo a toccare un campo e allora si dice no, ma questa non è prerogativa, è solo dello Stato, non delle regioni, quindi è chiaro che se finalmente il legislatore nazionale ci desse un quadro di riferimento definito, è chiaro che renderebbe anche alle regioni, agli enti locali che comunque fanno delle cose nel frattempo, non è che non ne fanno, ne fanno tante, diciamo, renderebbe tutto molto più semplice. Quindi dobbiamo sollecitare. La legge nazionale, di questo oggi parliamo, diciamo, che dovrebbe sancire la questione discriminatoria per omofobia e transfobia, diciamo, a mio avviso ha un limite, lo dico perché credo che sia importante che capiamo qual è la cornice su cui, diciamo, ci muoviamo. A mio avviso ha un limite, nel senso che io sono sempre stata una contraria a sovraccaricare il quadro normativo di leggi fatte ad hoc per categorie sociali ben definite, quando invece nel nostro ordinamento giuridico esistono già delle normative che potrebbero essere estese, perché nell'evoluzione della società e della cultura del paese quelle norme magari pensate 10, 15, 20 anni fa, che però come del resto la nostra carta costituzionale all'articolo 3 è avanzatissima, basterebbe semplicemente quindi che alcune norme nazionali venissero, in questo caso la legge Mancino, che avrebbe potuto rappresentare tranquillamente il testo giuridico di riferimento, semplicemente estendendo quelle cause di discriminazione già sancite contro il razzismo, xenofobia, eccetera, eccetera, anche a omofobia e transfobia. Così noi avremmo sancito semplicemente un principio di, come dire, universalità delle norme, senza aggiungere questioni che poi, come dire, ogni volta peraltro sono oggetto di mediazioni, togli, metti, un po' a ribasso, diciamocelo poi di fatto, no? Perché la legge nazionale c'ha il problema, adesso sempre poi lì, del che cos'è opinione, che cosa deve essere considerata invece violazione del diritto umano e così via. Ed è questo il punto, secondo me, più fragile della norma che è stata pure approvata dalla Camera. Perché è del tutto evidente che su questo, cioè, ci sono dei contrasti da parte di soggettività che vogliono essere libere di poter, nella società italiana, offendere, umiliare, discriminare persone omosessuali e transessuali
diciamo così, inventandosi la storiella che quello lo prevede la religione, che quello lo dice perché è una sua opinione personale, ma intanto si gioca sulla pelle delle persone e sulla diffusione di una cultura che continua ad essere violenta nei confronti delle persone omosessuali e transessuali, che non è che non subiscono violenze in questo paese, per cui viviamo, diciamo, in un paradiso terrestre dove è una minoranza soltanto quelli che si permettono. Noi abbiamo una situazione ancora dal punto di vista sociale e culturale arretrata rispetto a questi temi, dove le violenze nei confronti, le discriminazioni e le violenze nei confronti delle persone omosessuali e transessuali sono tante, tantissime. Abbiamo il problema educativo, culturale, penso a tutto il tema del bullismo, che non è un problema assolutamente da trascurare, cioè la fascia nell'età adolescenziale, quello che succede dal punto di vista della costruzione dei propri valori di riferimento, dei comportamenti e quindi dei pregiudizi e della costruzione anche del sé, perché è evidente che è un'età complessa dove si, come dire, ci prende corpo la propria identità fondamentalmente. È chiaro che quello è un momento in cui andrebbe molto accompagnato e seguito attraverso educazione, programmi educativi, formativi, culturali ad hoc. Abbiamo una situazione in Italia dove il 50% dei ragazzi e delle ragazze adolescenti in età tra gli 11 e i 17 anni, 50% è vittima di bullismo. È vittima di bullismo, cioè ha subito nella propria, in questa fascia di età, diversi episodi di bullismo. A questo si associa adesso anche l'uso delle nuove tecnologie, il cyberbullismo, di come i social sono diventati anche da questo punto di vista un'arma pericolosa. E da questo punto di vista le ultime, diciamo, indagini anche fatte in Puglia ci dicono, a proposito del bullismo, che il 64% dei ragazzi che è stato intervistato, questa era una ricerca condotta da Save the Children, eccetera, e altre organizzazioni, il 64% dei ragazzi che erano stati coinvolti in questa ricerca ha evidenziato che proprio l'orientamento sessuale, l'identità di genere sono causa di episodi di bullismo nelle scuole pugliesi. Allora, è del tutto evidente quindi che noi abbiamo ancora molto bisogno di strumenti, e in questo una legge può servire, perché la legge non deve essere solo un manifesto dal nostro punto di vista politico di principio, che pure è importante, voglio dire, perché pur sancisce il fatto che si crede in alcuni valori, che si vuole portare avanti una società di un certo tipo. Ma è importante che le norme si traducano in azioni che possano contribuire a abbattere gli stereotipi, i pregiudizi, e quindi io credo che una legge regionale contro, diciamo, l'omofobia e la transfobia e le discriminazioni, diciamo, in generale, debba avere un focus di attenzione molto forte rispetto al tema culturale, cioè ai ragazzi, al lavoro educativo, alle scuole, all'università, ai luoghi proprio dove si trasmette sapere, dove comunque si trasmette culture, e si attraversa anche un'età molto importante dove le relazioni e la costruzione delle relazioni segna inevitabilmente anche il futuro personale e di relazioni. Quindi è molto importante che questa legge regionale faccia attenzione a questo aspetto dal nostro punto di vista. Certamente uno degli altri aspetti su cui una legge in Puglia può avere delle ricadute concrete è tutto il terreno delle materie di competenza delle regioni. Quindi tutta l'organizzazione, cioè che sono tante, non è che sono poche, perché ho detto prima sicuramente l'istruzione, ma c'è anche molto dal punto di vista dell'organizzazione dei servizi sociosanitari,
quindi tutti gli operatori dei servizi sociali, degli operatori dei servizi sanitari, tutto il tema delle politiche attive del lavoro, delle politiche di formazione professionale, cioè ci sono tanti campi su cui la regione ha delle competenze e su cui può dare delle indicazioni, avviare dei progetti, affermare diciamo, dei principi e dei valori da rispettare. Credo che una delle cose su cui bisognerà di più investire è quella della formazione degli operatori, perché non possiamo sicuramente lasciare alla formazione individuale, spontanea, totalmente casuale nella vita di ognuno di noi, perché soprattutto su questi temi ciò che spesso succede è che io mi supero i pregiudizi nel momento in cui ci faccio i compiti con questa cosa, cioè mi relaziono con l'omosessualità, mi relaziono con la transessualità. Perché? Perché entra nella mia vita, perché se non riguarda me personalmente, riguarda una persona a cui io voglio bene e con cui sono in relazione, un familiare, un genitore, un fratello, una sorella, un parente, un amico, un collega di lavoro. È così che abbiamo cambiato un po' la società italiana, non è che l'abbiamo cambiata diciamo per altre vie, l'abbiamo un po' trasformata su questo tema grazie al fatto che soprattutto le associazioni LGBT che da 30 anni lavorano in questo paese e la sensibilità che è nata, ne è derivata anche dalle esperienze personali di vita ha fatto sì che si creassero dei processi culturali diciamo così trasformativi e di cambiamento. Questa è la realtà. Dopodiché è chiaro che noi secondo me dobbiamo fare anche un lavoro di formazione però degli operatori, perché ci sono appunto giustamente anche c'è un'esigenza soprattutto nel campo del sociale, del sociosanitario, di tutto ciò che è il rapporto con il cittadino, pianificazione e organizzazione dei servizi. Che non sia astratto o diciamo rientri nelle categorie uomo-donna, ma che tutto il campo delle differenze venga comunque contemplato, venga comunque affrontato, si sappia gestirlo, si conosca spesso, perché a volte purtroppo diciamo anche gli elementi di conoscenza base sono molto, molto relativi. Malgrado i grandissimi sforzi che gli operatori sociosanitari devo dire, fanno anche con sempre minori risorse di ogni tipo, perché lo Stato taglia e i servizi invece ai cittadini servono, quindi è importante, quindi penso a tutta la rete dei consultori, cioè tutta una rete di servizi sociosanitari che bisogna in qualche modo anche formare perché siano in grado di affrontare. I campi potrebbero essere tanti altri, ci sono le politiche attive del lavoro, anche lì diciamo così principi di non discriminazione, di parità di accesso, promozione di politiche, come dire, di best practice, di politiche attive anche rispetto a imprese che investono nel campo della lotta alle discriminazioni nel lavoro, nel diversity management, cioè anche lì no, non è che ci dobbiamo inventare delle cose, ci abbiamo fortunatamente un quadro europeo come minimo, potremmo andare anche in altri contesti, anche se molto diversi dal nostro, anche come organizzazione del lavoro eccetera, però sicuramente abbiamo tantissime esperienze che in questi 30 anni si sono maturate, significa semplicemente cogliere quelle che riteniamo essere interessanti, più calzanti rispetto al nostro contesto sociale e quindi vado a conclusione, sì, ci sarebbero molte cose da dire, però credo di avere delineato diciamo i tratti essenziali. L'ultima cosa in chiusura, noi non abbiamo una legge pronta, perché sarebbe stupido, cioè dire il legislatore la fa e voi ve la buccate, cioè anche questo è un altro metodo con cui stiamo cercando di lavorare, no? Cioè le leggi che hanno un impatto importante
importante e strategico sulla vita delle persone dei territori, dal nostro punto di vista vanno costruite in modo partecipato. Cioè bisogna coinvolgere i soggetti incarnati, diremmo, no? Che vivono sulla loro pelle, per il lavoro, per le proprie condizioni, per gli interessi che hanno e di cui sono portatori, quel tema, e coinvolgerli nella costruzione. Così vogliamo fare con questa legge. Quindi io qui oggi ho delineato quelli che sono, diciamo, i principi essenziali, a cui ovviamente se ne potranno aggiungere tanti altri. La cosa essenziale è che lavoriamo, creiamo al più presto un tavolo di lavoro, mettendo insieme le associazioni, le università, cioè tutti quei soggetti che vogliono partecipare, dare il proprio contributo di idee, di proposta alla stesura di una legge che è come questa, e la costruiamo insieme, ragionando, approfondendo tutti gli aspetti, anche le leggi che noi già stiamo analizzando, approfondendo delle altre regioni, come facevo prima nel caso della Liguria, ma ce ne sono anche altre, e quindi partendo anche da quello che esiste sul campo, e quindi costruire insieme una proposta di legge che, guarda, credo che sia, e chiudo, unica, cioè importante sicuramente per la Puglia, perché credo che la differenza del futuro la facciamo nel momento in cui siamo in grado di avere delle grandi visioni, dove le persone, non a caso abbiamo chiamato il programma di governo una lunga vita felice, per poter essere orgogliosi di vivere nel sud e in Puglia in particolare, e di motivi di orgoglio ce ne sono davvero tanti, credo che dobbiamo un po' riavvicinarci a questa parola felicità, no? Una lunga vita felice vuol dire molte cose, significa che io da qui non me ne voglio andare, ci posso stare, mi corrisponde, vengo chiamata ad essere protagonista del mio futuro. Quindi questo credo che sia una cosa importante per tutte le generazioni che vivono qui e per quello che vogliamo, diciamo, costruire per il nostro tempo. Grazie. Adesso procederemo in questa maniera, se Gigi è d'accordo, perché Gigi in qualche modo è un po' il padrone di casa, io cederei la parola, ma da questo momento vi giuro che al 15° minuto vi stoppo, a Francesco Bilotta, che appunto è il nostro ospite, che viene da più lontano perché è da stamattina in volo per arrivare da Udine, e quindi professor Bilotta ha la parola e ha i suoi 15 minuti. Grazie. Buonasera a tutti, seguendo l'invito della professoressa Ricciardi, mi presento, io insegno diritto privato all'Università di Udine, e anche se in questo momento sono più concentrato sull'aspetto didattico della mia vita, ho fatto e continuo infatti anche a fare la professione forense, e proprio in questa veste in questi anni mi sono impegnato molto a dare vita prima e poi a seguire le vicende di un'associazione che si chiama Avvocatura dei diritti LGBT, avete letto. E parto proprio dalla sollecitazione della nostra ospite, che ricordava in apertura il fatto che naturalmente tutti, direttamente e indirettamente, partecipiamo del concetto di pratica femminista. E allora proprio dal concetto di pratica, cioè della prassi, di ciò che si fa nel concreto, anche dal punto di vista giuridico, io vorrei partire, dopo aver ascoltato le parole di Titti De Simone, una persona che per me rappresenta un modello di impegno civile, perché dai primi anni di militanza all'interno del mondo LGBT italiano, per me Titti De Simone era comunque già allora un punto di riferimento, e è la prima volta che la incontro in persona. Dal punto di vista giuridico, che cosa vuol dire affrontare un problema dal punto di vista pratico? Il problema dal punto di vista pratico, così come fa ogni volta un avvocato quando qualcuno gli propone il problema, è: alla luce delle norme vigenti, cioè in questo momento, io che cosa posso fare per risolvere il problema che mi ha rappresentato quella persona? Una domanda di giustizia presuppone una risposta rapida, immediata, e non un'attesa della norma che verrà.
mi sono chiesto, sentendo parlare di Simone, se anche rispetto a un ente come è una regione si possa applicare lo stesso modus agendi, cioè se anche una regione, alla luce di tutte quelle che sono le competenze che questo sito regionale dà, e in parte che gli riconosce anche l'articolo 117 della Costituzione, la norma che regola i rapporti tra lo Stato e la Regione, se anche un ente come la Regione possa assumere questo atteggiamento pratico e lasciare quell'atteggiamento un po' fideistico che purtroppo ha intriso tutti i discorsi sul diritto e intorno al diritto del nostro Paese negli ultimi anni. Cioè questo atteggiamento fideistico proprio di affidamento a questa entità che è il legislatore nazionale, rispetto al quale ovviamente, tenendo presente qual è l'organizzazione delle fonti del diritto del nostro sistema, io non posso affermare la totale irrilevanza, ma nello stesso tempo non mi sento, da cittadino, da avvocato e da teorico del diritto, di affermare la totale dipendenza di ogni nostro agire pratico nel mondo del diritto, diciamo così. E allora mi sono chiesto, con questo atteggiamento pratico, cosa una regione potrebbe fare nel momento in cui si accinge a pensare a costruire delle norme valide sul proprio territorio che attengano alle discriminazioni e alle violenze basate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere. In parte ci sono cose che condivido completamente, che ha già detto Titti De Simone, la prima delle quali mi sembra necessaria e che sarebbe anche un'innovazione dal punto di vista del modo di costruire la norma regionale, e cioè quella di vedere cosa è stato fatto altrove. Se uno legge in maniera stratigrafica le leggi regionali che noi abbiamo avuto finora, che sono tre, abbiamo quella della Toscana del 2004, che ricordava il professor Pannarale, poi quella della Liguria, come citata da Titti De Simone, la legge della Toscana del 2004, quella della Liguria del 2009, e poi abbiamo la legge delle Marche del 2010. In più ci sono due progetti molto elaborati, uno presentato da Franco Frillini nella regione Emilia Romagna, quando lui faceva parte di quell'ente, e poi abbiamo un altro progetto che invece è in fase di discussione in questo momento nella regione Umbria. In più, qualche giorno fa, si potrebbe dire, perché a metà marzo, se non mi sbaglio il 23 marzo scorso, sì, dico bene, la Regione Piemonte ha approvato in via definitiva una legge regionale che però ha un tema un po' più ampio, perché è sul divieto di ogni forma di discriminazione della parità di trattamento delle materie di competenza regionale. Quindi, diciamo, un più che comprenderebbe un meno, cioè un aspetto particolare come l'orientamento sessuale e l'identità di genere. Allora, una prima ricognizione di queste leggi, una lettura, ripeto, stratigrafica, cioè una sovrapposizione di questi testi dal punto di vista cronologico, ci consente proprio di vedere come ci sono degli approcci ai problemi che sono cambiati nel corso del tempo. Prima di tutto, la questione fin dall'origine era il principio di uguaglianza, che si è trasformata grazie anche delle norme di fonte europea, penso innanzitutto alla Carta di Nizza, che rispetto al momento in cui la Toscana faceva la sua legge poi è entrata in vigore definitivamente nel 2009, dal principio di uguaglianza si passa al principio di pari opportunità. Due cose che sono proprio concettualmente molto distinte, e se io posso, per essere sintetico, distinguerle anche dal punto di vista linguistico, direi la pari opportunità mi riconduce al problema dell'accesso al diritto, al se è possibile per me individuo godere di un certo diritto. Il problema dell'uguaglianza invece mi rinvia al come io posso godere di un certo diritto nel momento in cui mi si riconosce la titolarità di quel diritto. Allora, tra questi due aspetti, che ripeto sono concettualmente distanti e distinguibili, si può inserire l'agire anche di un ente pubblico territoriale come è la Regione, alla luce delle proprie competenze statutarie. Ma ho ricordato una norma di fonte sovranazionale, come la Carta dei diritti fondamentali dei cittadini europei, anche detta, meglio conosciuta, Carta di Nizza, che ricordo a me stesso, ha lo stesso valore giuridico dei trattati comunitari. Cioè, quindi non è una norma che io posso considerare come una espressione di principio vago e assoluto.
assolutamente non cogente dal punto di vista politico. Questa norma rinvia a prassi e azioni, di nuovo, che la Fundamental Rights Agency, che è questa agenzia di posso dire, consulenza quasi, di esperti, di tutto l'apparato amministrativo europeo, ha messo in piedi nel corso di questi anni. Rispetto alla questione delle buone prassi in materia di lavoro, la Fundamental Rights Agency da tempo raccoglie e pubblica tutta una serie di cose che si fanno in giro per l'Europa e che noi potremmo benissimo, senza starci a inventare niente, poter replicare a livello nazionale. Allora, vedere cosa è stato fatto in un orizzonte europeo, ma direi anche in una maniera sinergica. Cioè, le regioni che hanno messo mano a questa materia, se noi andiamo a vedere, sono tutte regioni come dire, un certo colore politico, non è che ce lo possiamo nascondere, no? Senza qui fare esprimere alcun giudizio di valore, prendo atto che le regioni che si occupano di università hanno un certo colore politico. Allora io mi chiedo, e questo veramente col diritto non c'entra più niente, ha una questione più di pertinenza politica, ma non sarebbe una cosa utile a tutti i cittadini italiani che a un certo punto le regioni che condividono questo orientamento politico si mettessero intorno a un tavolo e dicessero benissimo, noi abbiamo fatto finora queste cose qua, possiamo migliorarle alla luce di tutte le cose che sono cambiate dal punto di vista nazionale e sovranazionale, posto che abbiamo statuti diversi ma ci sono degli elementi comuni, in questi elementi comuni cos'è che noi possiamo fare? Io mi riferisco a mettere in comune delle intelligenze e delle sensibilità che si trovano dislocate fisicamente in luoghi diversi dello Stato italiano, ma che non possono rispondere a una logica localistica. Allora in Puglia facciamo così, in Liguria si fa in modo. La legge toscana, mi sa, è stata scritta nel 2004, ormai è totalmente sorpassata. Se uno legge la legge approvata in Piemonte qualche giorno fa, c'è proprio un abisso. Allora io mi chiedo, proprio perché c'è in una fase genetica iniziale di progetto, come si potrebbe pensare a questo orizzonte di collaborazione diffusa? E poi punti come dire, di azione, di nuovo De Simone è stata già esaustiva, io invito semplicemente a dire che per esempio nel progetto della regione Emilia Romagna ci sono degli spunti che si potrebbero approfondire rispetto per esempio alla questione delle violenze. Solo un inciso, qua noi ci dobbiamo anche porre la questione del rapporto con lo Stato, nel senso che al di là della concezione che noi abbiamo della norma statuale, c'è proprio una questione di ciò che io posso fare in regione e ciò che non posso fare in regione, no? No. Dal punto di vista della violenza e della discriminazione, sicuramente io come regione non posso sanzionare, non posso imporre dei comportamenti che siano limitativi della libertà personale, però per esempio posso fare una cosa che è importantissima, al di là della prevenzione. Questo non c'è alcun dubbio, dal punto di vista culturale si richiamava la necessità della presenza delle scuole per contrastare la violenza in quel momento della vita di una persona, quindi contro il bullismo all'interno delle scuole, ma anche per porre un seme, direi così, di pensiero, di cultura non violenta che poi si possa anche vivere nella vita adulta. Ma c'è il servizio alla persona di cui la regione si può far carico, per esempio creando delle case in cui poter ospitare persone che sono vittime di violenza o che non possono stare all'interno della loro famiglia, perché come pure mi è capitato, cioè non racconto questo fatto come dire per impressionarvi, un ragazzo di 17 anni in una regione del sud che non era la famiglia, che dice ai genitori che è omosessuale, che viene rinchiuso per una settimana in casa, minacciato con coltello, perché in modo tale che cambi idea rispetto alle sue scelte di vita. Cioè, ecco, ci troviamo di fronte a questa violazione di questioni che sono diritti e libertà fondamentali. Allora, ripensare il ruolo della regione anche in funzione dei servizi della persona, io ho fatto questo esempio delle case di accoglienza, ma chissà quante altre cose, facendo un brainstorming collettivo,
ci potremmo far vedere in mente. Qual è l'obiettivo ultimo? Io non lo so se oggi pensare una legge così, diciamo, estrapolando l'orientamento sessuale e l'identità di genere, può raggiungere la massima efficacia rispetto alla questione emarginazione. Mi spiego, è un po' complesso il mio pensiero, però spero di essere chiaro. Nel momento in cui io considero le persone omosessuali e le persone trans facenti parte di gruppi socialmente esclusi e affronto la loro tutela separando questa condizione esistenziale, perché di condizione esistenziale come tutti siamo parlati, da altre condizioni esistenziali che sia a livello nazionale sia a livello sovranazionale, parlo dal punto di vista normativo, vengono considerati come uno, ecco, forse, e lo dico provocatoriamente, replico a livello normativo una esclusione, una forma di emarginazione. Ciò che ha fatto la Regione Piemonte in questo senso, che ispirandosi all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dei cittadini europei, ha affrontato tutte le discriminazioni, probabilmente può essere questo, come dire, un metodo di lavoro. Dico un metodo di lavoro, poi non è detto che il risultato del lavoro sia questo stesso. Perché? Perché alla fine c'è una sorta di principio, come nella fisica, no? Quando più elementi, le onde sonore si trasmettono da un corpo all'altro, anche le condizioni delle persone, dei soggetti deboli, in qualche modo si influenzano a vicenda. Okay? E il modo di affrontare una influenza la modalità di affrontare l'altra. Ecco, allora una visione complessiva di tutte quelle che possono essere condizioni esistenziali che conducono all'emarginazione, forse può essere, come dire, la chiave di lettura che ci consente di lavorare. Grazie. Grazie Francesca, grazie di questo invito che mi porta a discutere di temi che ho parecchio amato in questi ultimi anni. Io sono un sociologo del diritto nel Dipartimento di Giurisprudenza di questa università, in questo senso gioco in casa, sono anche attualmente il presidente dei sociologi del diritto italiano, che a maggio avranno un convegno in cui un'intera sessione è stata da noi dedicata proprio a questi temi. E sono in piena sintonia con quello che con l'impostazione di Titti De Simone, perché diciamo come regione Puglia in questo caso, noi abbiamo un grande vantaggio, anzi due. Il primo vantaggio è che appunto non partiamo dall'anno zero, partiamo da una situazione in cui già alcune altre regioni hanno intrapreso dei percorsi, in particolare la regione toscana del 2004, la cui legge è passata anche al vaglio della Corte Costituzionale, quindi sappiamo almeno con riferimento a quella legge che cosa è possibile fare e che cosa invece la Corte Costituzionale ha ritenuto che fosse esorbitante dai compiti regionali, e quindi abbiamo già, diciamo, alcuni paletti che ci delimitano il campo delle cose che possiamo fare rispetto a quelle che sarebbe deleterio andare a proporre come regione. La seconda questione che in un certo senso mi dà sollievo come ormai anziano giurista, che quindi più va avanti negli anni e sempre meno crede nella potenza risolutiva del diritto, rispetto alle legislazioni nazionali, le legislazioni regionali devono muoversi con strategie ed ottiche diverse, nel senso che il legislatore nazionale domani può fare una legge in cui dice è vietato essere omofobi, proprio una legge che abbia questo unico articolo ed eventualmente lo sanzioni in qualche modo. E questa legge è possibile a livello nazionale,
può avere un bassissimo livello di efficacia, ovviamente, ma è una legge possibile. Come alcuni di voi sanno, soprattutto a questo tavolo, da molti anni ormai, anch'io ho preso parte a numerosi congressi di questo tipo, a livello nazionale ma anche a livello internazionale, parliamo del problema della regolamentazione giuridica e dell'opportunità del divieto giuridico dei cosiddetti hate speech, no? Cioè dei discorsi di odio, fra i quali l'omofobia, così come la xenofobia, così come una serie di altre forme, sono tipiche, no? Espressione. Bene, io ho sempre una grande diffidenza nei confronti della tentazione di usare il diritto come una scorciatoia nella risoluzione dei problemi. Un semplice divieto, come appunto cercavo prima con quella banalizzazione di dire, non è sufficiente a interrompere una sequenza o una modalità di comportamenti se non è affiancata da altre cose. Ecco, la fortuna dello strumento dell'istituzione regionale rispetto all'istituzione statale che le è preclusa, proprio normativamente preclusa, la possibilità di percorrere la scorciatoia, e cioè di sperare che attraverso un semplice divieto si possa avere la abilità di raggiungere il risultato. Occorre un percorso molto più lento, più lungo, più paziente, più complesso. Ed è il percorso che alcune di queste legislazioni, compresa quella della Toscana, hanno tentato di fare. Cioè bisogna intervenire, come tra l'altro Titti De Simone aveva ben chiaro già in mente, ma non me ne stupisco ovviamente. Dobbiamo agire in positivo, dobbiamo agire all'interno del mondo del lavoro, ma dobbiamo agire all'interno della formazione, dobbiamo agire all'interno di una serie di momenti in cui si costruisce quella che noi sociologi comunemente chiamiamo opinione pubblica. Ecco, finché non riusciamo a costruire una opinione pubblica che vada in una certa direzione, il legislatore, soprattutto il legislatore nazionale, è molto tentato in questi campi di andare col freno a mano, no? Lo ha fatto in tante occasioni, lo ha fatto anche sull'omofobia, lo ha fatto di recente su altre in una serie di altre occasioni, quindi è inutile adesso qui dilungarci su questo. Ma se l'opinione pubblica in realtà subisce una ginnastica quotidiana in cui attraverso un percorso esperienziale giunge al superamento di quelle paure che sono le paure tipiche di ciò che non si conosce, di ciò che viene rimosso, di ciò che viene segregato, allora forse siamo sulla strada giusta. Per questo mi sembra che l'impostazione che la Regione Puglia, di cui Titti De Simone è autorevolissima espressione in questa serie, l'ottica con la quale si muove su queste cose mi sembra l'ottica giusta, cioè un'ottica in cui il problema diventa un problema da affrontare attraverso la costruzione di un sociale che vada in quella direzione. E qualche considerazione su questo discorso, che adesso spero non diventi un'altra novella questione, cioè se è meglio procedere per ogni singola discriminazione o è meglio procedere invece complessivamente per tutte le discriminazioni, perché vorrei dire dipende, no? Per alcuni aspetti sicuramente noi abbiamo la possibilità di pensare a percorsi unitari, ma per altri aspetti, in realtà, le varie forme di discriminazione sociale sono profondamente diverse fra di loro, perché alcune partono, per esempio, da problemi che possono essere caratterizzati essenzialmente da situazioni in cui l'aspetto che socio-economico è un aspetto determinante della situazione di discriminazione in cui il soggetto si trova. In altro invece le variabili possono essere altre. Allora, se la politica non è quella dei divieti, ma è quella del fare, è quella del costruire, è quella del inventarsi percorsi,
percorsi, e allora probabilmente delle specificità servono, e le specificità sono tante, sono anche quelle che appunto devono impedirci di fare di tutt'erba un fascio, nel senso che ci sono delle situazioni di deprivazione che sono indubbiamente situazioni di deprivazione molto più complesse da trattare rispetto alle altre. Noi oggi in Italia abbiamo sempre più un diritto a due velocità, un diritto a due dimensioni, c'è un diritto di chi si può permettere tutto, e si può permettere tutto per esempio attraverso forme di shopping giuridico, ormai noi giuristi lo chiamiamo così, nel senso che di volta in volta utilizziamo la legislazione dello Stato o della regione o del tribunale che più ci fa comodo, spostando residenze, cittadinanze o altro, e ci sono quelli che invece purtroppo per loro non possono permettersi bravi avvocati, non possono spostare la loro cittadinanza, non possono fare tante cose che quegli altri possono fare. Allora direi che noi dobbiamo tenere presente questa pluralità di mondi e pensare che appunto purtroppo, o per fortuna direi, la singola dimensione di volta in volta deve essere in qualche misura declinata per una serie di altre dimensioni della realtà sociale. E quindi probabilmente su alcune cose le discriminazioni possono essere trattate insieme, ma su altre è opportuno che si continui a lavorare su percorsi paralleli, a un certo punto addirittura convergenti, ma che siano tenuti strategicamente e operativamente. Io direi che posso fermarmi qui, se non aggiungendo una chicca finale, così, ma giusto per così, per divertimento, ci porta via 30 secondi e lo faccio. Appunto, la prima legge, come ricordavano già i miei amici che hanno parlato prima di me, che si è occupata di queste cose, è stata la legge della Toscana del 2004. Una legge volenterosissima, scritta malissimo, perché non so chi sia stato l'estensore, ma veramente è una legge. C'è un articolo, per esempio, un articolo 4, primo, c'è un articolo 4, primo comma, che ho dovuto leggere 15 volte e non ho capito, tuttora ve ne risparmio la lettura. Ma c'è una cosa che è ancora più eclatante, e cioè che in questa legge, che è una legge contro l'omofobia, è condiviso un pregiudizio tipico del pensiero omofobico, e cioè che l'orientamento sessuale sia una scelta. E diciamo, la prima posizione dalla quale parte il pensiero omofobico è quello di continuare a considerare la scelta dell'orientamento sessuale come appunto una decisione individuale e non qualcosa che invece ci viene dato in partenza. Grazie. Do la parola a Ivana, giusto? A Ivana Pippozzi ora, prima. E volevo dire due cose che mi sembrano molto interessanti, anche perché ci sono alcuni miei allievi che, venendo da un profilo più, diciamo, filosofico, sì, giusto, mi sento, ancora, speriamo che non parta quel suono. Due punti essenziali, lo sapevo. Uno relativo a una cosa, diciamo, alle cose che ha detto, molto importanti, che ha detto Gigi a proposito del discorso se il diritto può cambiare la mentalità, l'opinione pubblica la chiamava Gigi, in merito a delle questioni che pertengono alla civiltà di uno stare assieme. Ecco, cioè il diritto, per esempio, anche in queste forme, può servire appunto a far crescere il livello di consapevolezza di una comunità. Per cui non è necessariamente soltanto il luogo dove in qualche modo occorre sanzionare, anche se appunto poi è stato chiarito chiaramente in maniera assolutamente esplicita che le regioni non possono sanzionare, quindi è chiaro, evidente che non si tratta di quello, ma si tratta di qualcos'altro, si tratta di immediatamente mettere in moto un meccanismo di cambiamento sociale, registrare alcuni cambiamenti che già
sono in atto e spingerli, farli diventare patrimonio di tutti. Dall'altra, molto importante, molto interessante anche la questione appunto del diciamo dell'essere qui a questo tavolo per provare a mettere in moto questo cambiamento, che è un po' esattamente la logica da cui siamo partiti in questa occasione, cioè appunto far diventare questo luogo un luogo dove parte una discussione, speriamo possa avere delle ricadute anche proprio in termini di cambiamento delle regole di convivenza, perché poi il diritto è anche fondamentalmente questo, e di creare questo tipo di atmosfera più sensibile, più aperta, più disponibile nei confronti delle differenze. E poi una cosa che salta agli occhi è evidente: l'incontro si chiama un tavolo, diciamo, era un tavolo giuridico verso una legge contro omofobia e transfobia. Noi siamo contro le paure, perché guardate, il fatto che noi la chiamiamo transfobia, omofobia, significa che noi partiamo dal presupposto che questa cosa ci spaventa, perché è qualcosa che non riconosciamo, non sappiamo come maneggiare. Noi lottiamo, e questo è un tavolo in cui stiamo insieme per fare una battaglia contro la paura. Noi non abbiamo paura e siamo qui per questo. Grazie, do la parola ai Marco. Buon pomeriggio a tutti, mi presento, sono Ivana Pipponzi, sono un'avvocata, esperta, professore leader, però mi piace queste tecniche. Io lo adoro, per cui mi presento sempre così. Dunque, sono un'esperta in diritto delle famiglie, non della famiglia, e tutela delle persone. Attualmente sono coordinatrice nazionale del Dipartimento Tutela delle Persone e dei Diritti Umani dell'AIGA, Associazione Italiana Giovani Avvocati, Fondazione Tommaso Pucciarelli, anche la collega Amica Morelli è componente del Dipartimento. Dunque, io credo che sia utile, visto la platea insomma di giovani, anche fare un piccolo spaccato di quella che è la legislazione comunitaria e ed internazionale comunque della lotta appunto delle politiche contro l'omofobia e la transfobia. Questo perché una conoscenza appunto approfondita dello spaccato sovranazionale credo che sia utile proprio nell'ottica di quello che diceva il collega Pilotti, del mutuare legislazioni e sicuramente buone prassi che sono state adottate negli stati dell'Unione Europea e soprattutto in molti comuni europei. Vi parlerò, vi presenterò alcune buone prassi adottate nel Regno Unito, soprattutto in Spagna e nel Belgio. E questo perché la lotta appunto contro l'omofobia e la transfobia deve iniziare innanzitutto dalle pubbliche amministrazioni, dalle regioni, quindi con la legge quella appunto di cui si parla oggi, ma anche nelle amministrazioni comunali. Sappiamo tutti come il ruolo importante svolto appunto dalle amministrazioni pubbliche sono quelle amministrazioni che sono più vicine ai cittadini e quindi che meglio possono recepire la problematica, individuare le aree maggiormente sensibili, individuandole, quindi cercando di superare poi i singoli problemi. Talvolta, e qui appunto mi riaggancio a quello che diceva la dottoressa De Simone, purtroppo i dipendenti pubblici e gli stessi funzionari che si occupano di politiche di pari opportunità, chiamiamole così, sono poco preparati, e da qui la necessità appunto di una formazione a partire proprio dai funzionari stessi fino ai dipendenti per meglio poterli istruire, lasciatemi passare il termine, su come approcciare appunto con gli utenti LGBT. Mi piace appunto ricordare che cosa è il concetto appunto di buona prassi. Si intende buona prassi la politica pubblica
che può essere considerata sicuramente un punto di riferimento in quanto soddisfa tre criteri, cioè sono buone prassi, quindi significa che sono politiche innovative, politiche che hanno avuto successo e quindi che si possono esportare in altri contesti. Quindi quello che diceva appunto il collega è l'importanza di mutuare le informazioni, di mutuare buone prassi e quindi di collaborare anche a livello appunto sovranazionale, quindi confrontarsi con altri con altre amministrazioni comunali proprio per andare ad individuare quelli che sono i punti di forza e quindi per poter vincere questa problematica che purtroppo è ancora presente. Dunque, a livello quindi di legislazione sovranazionale, sicuramente ricordiamo che la base è data dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo delle Nazioni Unite. Dunque, i problemi legati alle persone LGBT vengono per la prima volta affrontati in seno all'ONU negli anni 90 con il Forum sui diritti umani, dove per la prima volta i diritti delle persone LGBT vengono considerati a tutti gli effetti diritti umani. I diritti umani e sicuramente il documento più completo sui diritti delle persone LGBT a livello appunto internazionale è rappresentato dai principi di Yogyakarta Carta del 2007, commissionato dall'Alto Commissario dall'Alto Commissariato delle Unioni delle Nazioni Unite, per i diritti umani, dove si stabiliscono una serie di principi sulle modalità di applicazione della legislazione internazionale sui diritti umani alle tematiche proprio sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere. Molto importante è sicuramente la risoluzione 17 giugno 2011 della Commissione dei diritti umani dell'ONU, dove la risoluzione 17-19 che è importante, sicuramente una risoluzione storica perché per la prima volta viene adottata da un organismo quale appunto l'ONU e dove si condanna esplicitamente la violazione dei diritti umani delle persone LGBT. Che cosa accade a livello europeo? Dunque, diciamo che l'Unione Europea si è mossa relativamente tardi nell'individuazione appunto di questi diritti. Pensate che solo nel 1997, con il Trattato di Amsterdam, viene appunto riconosciuto nell'articolo 13, vengono attribuiti con l'articolo 13 nuovi poteri alla Commissione per la lotta contro la discriminazione per motivi riconducibili a genere, origine, razza, eccetera, e orientamento sessuale. Dobbiamo aspettare il 2000 per individuare, per avere appunto due direttive importanti, che è la direttiva 43 del 2000 sulla parità razziale e l'importantissima direttiva 78 del 2000 sulla parità di trattamento in materia di occupazione. Direttiva che sappiamo bene è stata recepita poi dallo Stato italiano con il decreto legislativo 216 del 2003. Ancora direttiva sul ricongiungimento familiare, la numero 86 del 2003, direttiva ancora sulla libertà di circolazione, la 38 del 2004, direttiva sulla qualifica di rifugiato, la numero 83 del 2004. Attenzione, queste ultime tre direttive sono importanti perché per la prima volta viene data una interpretazione estensiva del concetto di coniuge, va bene? Soprattutto per quanto riguarda il ricongiungimento familiare e quindi il diritto di asilo e cambio di residenza all'interno dell'Unione Europea, quindi un concetto allargato appunto del termine coniuge e anche il riconoscimento ovviamente delle relazioni sentimentali omoaffettive. Ancora, scusate se vado di fretta, ma la normativa è veramente copiosa. Ancora la risoluzione del Parlamento Europeo del 19 settembre dell'89, dove è molto importante perché il Consiglio d'Europa richiede agli Stati membri di ratificare una legge che consenta il cambio dei dati anagrafici nelle persone appunto transessuali e quindi che gli consenta di cambiare nome e riferimento al sesso nei documenti ufficiali e che quindi combatta la discriminazione contro le persone transessuali.
diciamo che dal 2004 in poi una grossa mano diciamo, alle direttive o comunque ai provvedimenti europei è stata data dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, dalla CEDU, che applicando in maniera veramente brillante l'articolo 12 della Convenzione, soprattutto l'articolo 8 della Convenzione stessa con rispetto alla vita umana e alla vita familiare, riconosce quindi alle persone transessuali, diciamo attraverso un'evoluzione che è giunta in Italia recentemente con la sentenza della Corte di Cassazione, la 15.158 del 2015, la possibilità quindi di cambiare gli atti anagrafici senza l'intervento demolitivo ricostruttivo degli organi genitali, cioè non come una condizione diciamo obbligatoria, quindi se solo laddove lo si ritenga necessario. Quindi mentre sappiamo che in precedenza vi erano tutta una serie di condizioni, ad esempio la Turchia riteneva uno degli elementi essenziali appunto la sterilizzazione, pensate, e quindi diciamo la giurisprudenza sia della Corte di Giustizia Europea e poi della Corte EDU ha sicuramente diciamo riallineato un po' quelle che sono le condizioni per riconoscere appunto il diritto delle persone transessuali appunto a vedere riconosciuto il sesso diciamo non di nascita ma di identità, esatto. Dunque vado ancora a Volo d'Angelo per rammentare che poi i vari stati membri hanno riconosciuto in maniera più o meno ampia le varie direttive, come diceva giustamente il professor Pannarale, non abbiamo, hanno più o meno recepito chi in maniera unitaria tutto il discorso discriminazioni, chi invece con diverse normative. Io sono d'accordo con sicuramente con quello che diceva il professore, è opportuno non fare diciamo un unico calderone, quindi forse tante volte conviene appunto focalizzare l'attenzione sulle singole problematiche. Sicuramente l'Italia è il fanalino di coda nell'attuazione appunto di queste normative, come è già stato ricordato precedentemente. Non esiste attualmente una legge appunto sulla omofobia, è approvata il DDL Scaffarotto, approvato nel 2013 dalla Camera, nel settembre del 2013, e al palo al Senato da ormai 2 anni. Per cui la legge di riferimento è la legge appunto Mancino, la legge numero 205 del 93, detta cosiddetta anche legge anti-skin, perché assicura la protezione contro la discriminazione motivata da condizioni razziali, etniche, nazionali e religiose, è stato espunto l'orientamento sessuale. Esiste quindi soltanto il decreto legislativo 216.03 che sanziona le discriminazioni sul posto di lavoro. Ora è anche interessante quello che ha proposto Scalfarotto nel testo appunto sull'omofobia, perché si è tentato di punire, si tenta appunto di punire il chi è ritenuto colpevole di aver istigato o commesso atti di discriminazione basato su orientamento sessuale, nello specifico appunto l'omofobia e la transfobia, con una reclusione da 6 mesi ad 1 anno, oltre ad una pena pecuniaria di fino a 6.000 euro e poi ancora da 6 mesi ad un massimo di 4 anni per chi istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza sulla base della discriminazione sessuale. È stato espunto, e questo chiaramente ha suscitato non poche critiche da parte delle associazioni LGBT, è stata espunta l'aggravante per omofobia da parte di chi esprime opinioni assunte in seno ad un'associazione, ad un partito, ad un movimento. Questo perché si ritiene in questo modo di dover tutelare la libertà di espressione. Lascio a voi chiaramente le considerazioni su questo.
Ancora quello che è interessante a livello appunto di studi dell'Unione Europea è stata l'individuazione di aree nelle quali le persone LGBT trovano maggiore difficoltà e quindi sulle quali è necessario intervenire. Parlo innanzitutto delle amministrazioni locali, quello che ho detto prima, è importante che il governo locale, che è appunto il livello di governo più vicino alla gente, debba essere in grado appunto di interpretare e di risolvere le problematiche delle persone appunto LGBT. Come fare? Innanzitutto appunto formando quanto più possibile appunto i dipendenti. Altra area delicata è sicuramente la famiglia e quindi non mi dilungo su quelli che sono quegli studi sempre portati avanti dagli stati membri dell'Unione Europea che indicano che le persone LGBT che hanno chiaramente una famiglia che li ostacola da questo punto di vista e quindi hanno poi problematiche a livello di autostima, a livello di autostima quindi anche di possibilità di contrarre depressione e quant'altro, laddove invece sono chiaramente sostenuti non incappano in questi problemi. Sicuramente la prospettiva arcobaleno, quella che è stata poi adottata da molti comuni, soprattutto spagnoli, dà la possibilità quindi di creare rete tra appunto le cosiddette famiglie arcobaleno proprio per trovare appunto anche possibilità di soluzioni legislative. Anche l'istruzione è un'area nella quale appunto si deve intervenire con delle legislazioni appunto proficue proprio al fine di arrivare sempre più ad una società paritaria, quindi intervenendo non soltanto sui programmi scolastici ma soprattutto nella formazione degli insegnanti. Ancora l'occupazione, l'occupazione che è vero che è chiaramente tutelata dal decreto legislativo di cui vi parlavo prima, ma purtroppo si assiste ad una discriminazione anche indiretta, cioè nell'area appunto cruciale dell'inserimento sociale proprio delle persone LGBT che appunto sono alla ricerca di un lavoro. Ancora il sistema sanitario, anche nel sistema sanitario si incontrano non pochi problemi, se pensiamo ad esempio che fino a poco tempo fa il problema diciamo più stringente era quello del riconoscimento del partner dello stesso sesso come parente prossimo come condizione di paternità o maternità, cioè il compagno o la compagna non poteva ad esempio accedere a notizie riservate nell'ambito appunto del sistema sanitario. Per fortuna con la legge appunto cosiddetta Cirinna sulle unioni civili questo proprio, ecco, diciamo, chiamiamolo così, è stato espunto, quindi alle coppie di fatto same sex o comunque eterosessuali sarà data la possibilità di essere considerato un partner come tutti e quindi poter accedere anche a dati sensibili appunto nell'ambito sanitario. Ancora sempre a Monodagnolo, non voglio sottrarre tempo poi alle altre relazioni, pensiamo ad esempio all'altra area nella quale si manifesta una grande criticità per le persone LGBT, lo sport. Lo sport sia a livello professionistico, a livello dilettantistico, viene ancora considerato appunto un'area molto delicata perché ancora c'è lo stereotipo che determinati sport siano appannaggio degli uomini, quelli in cui c'è una prestanza fisica maggiore, altri invece appannaggio delle donne. Pensate ad esempio agli spogliatoi, questo più che altro riguarda non tanto le persone gay o lesbiche, ma quanto
più che altro appunto le persone in transizione, ovviamente quale spogliatoio devono, a quale spogliatoio devono accedere. Sembra una banalità, però ovviamente questo va poi a limitare la persona transessuale dal magari accostarsi ad uno sport, e soprattutto pensate quando, come nelle scuole, lo sport è proprio obbligatorio. Ancora, pensate che nel 1966 il Comitato Olimpico Internazionale ha richiesto alle atlete femmine di sottoporsi a test femminili per confermare di essere donne biologicamente parlando. Questo perché le donne transgender ovviamente avevano un livello di testosterone più alto delle altre donne e quindi vi era un vantaggio cosiddetto sleale. Sono sempre flash che mi piacerebbe approfondire, però il tempo è tiranno. A partire dall'inizio degli anni 90 si è cercato di creare dei club sportivi e di organizzazioni di campionati che insieme agli Hot Games, Gay Games e anche a livello europeo con gli Euro Games. Le buone prassi, così anche velocemente, di cui vi parlavo prima, ad esempio il Regno Unito, il comune di South Lancashire, che veramente nel 2008 ha creato un corso di formazione veramente molto interessante, che secondo me potrebbe essere mutuato anche qui in Italia, soprattutto rivolto ai responsabili e direttori di servizi, sempre appunto per renderli edotti di quelli che sono i bisogni degli utenti LGBT e quindi renderli più adeguati i comportamenti dei dipendenti, quindi in modo da offrire sempre dei servizi migliori. Molto interessante, e anche quindi, a proposito di quello che dicevo prima di buone prassi, anche la buona prassi di Barcellona con il piano diagnostico ed infine la buona prassi del comune di Gand in Belgio con il piano di azione specifico. Dal 2008 al 2020 questo comune ha inteso portare avanti 26 provvedimenti da attuarsi ad opera degli assessorati in materia di famiglia, inclusione sociale, immigrazione e provvedimenti che intervengono appunto in discussione. Anche come dipartimento AIGA, il dipartimento appunto persone e diritti umani, è un dipartimento che si occupa innanzitutto della formazione degli avvocati, però una formazione degli avvocati, noi abbiamo con la Morena abbiamo individuato dei piani di azione per sensibilizzare l'avvocatura e per renderla sempre più addottorata e sempre più sensibile verso un concetto di parità che non deve essere appunto statico, l'uguaglianza che non deve essere statica, ma un concetto appunto di valorizzazione sociodinamica della cultura giuridica della differenza. Quindi questo attraverso dei corsi di formazione per avvocati sulle tematiche appunto del procedimento di cambio di sesso, sulla valorizzazione dell'ADR quale risoluzione alternativa delle controversie che riguardano persone LGBT, quindi cerchiamo attraverso l'ADR di non adire appunto il magistrato, ed inoltre corsi di formazione appunto sulle unioni civili, ed infine sempre attività di studio e di formazione sulla legislazione regionale. Mi fermo qua, ti ringrazio. Buonasera a tutti, mi presento, sono l'avvocato Mariana Rapolla, come diceva poco fa l'amica e collega Ivana, sono componente del Dipartimento Nazionale Tutela dei Diritti Umani della Fondazione AIGA Tommaso Bucciarelli. Ringrazio la professoressa Francesca per l'amabile invito e appunto per l'invito a questo tavolo tanto pregiato, composto appunto da personalità professionali di un poco momento. Allora, il mio contributo all'odierno dibattito sarà quello appunto di operare un'agile ricognizione su tutto quello che, diciamo, allo stato attuale lo strumento, il panorama della legislazione regionale di prevenzione e contrasto nei confronti dei fenomeni di discriminazione fondata sull'orientamento sessuale e identità di genere. Quindi dobbiamo chiederci, allo stato attuale, in una prospettiva ammirevole, e ringrazio anche l'impegno di Titti
che sta facendo davvero tanto e quindi sta rivestendo il suo ruolo istituzionale in maniera pregevole e soprattutto attiva. Dobbiamo chiederci innanzitutto qual è lo stato attuale di quelle che sono, diciamo, le leggi regionali contro omofobia e transfobia. Allora, partiamo da un dato: la risorsa della legislazione regionale in commento è ancora in parte, per buona sostanza, una proposta, diciamo, un serbatoio tanto valido quanto ancora poco utilizzato. Ad oggi sono pochissime le regioni che sono dotate di una legge regionale contro omofobia e transfobia. Lo diceva prima il professor Pannarale, la prima in ordine di tempo è stata la Toscana, poi la Liguria, in parte l'Emilia Romagna e in ultimo le Marche. Io poi sul finire della mia relazione farò proprio un confronto comparazione tra quelli che possiamo, diciamo, estrapolare come meccanismi virtuosi da queste legislazioni de iure condito nella prospettiva de iure condendo della Regione Puglia di dotarsi di uno strumento di tutela che io definisco di ultima generazione. Perché la legislazione regionale, guardate, allo stato attuale va a colmare quelle che sono delle lacune e quello che è il torpore del legislatore nazionale su questi temi. Certo è che le leggi regionali attualmente in vigore hanno ancora dei vistosi limiti che poi rimarcheremo, molti dei quali sono stati anche enunciati e sono caduti sotto il fuoco di sbarramento della Corte Costituzionale, che nella sentenza 253 del 2006 si è occupata delle censure di legittimità costituzionale della legge regionale della Toscana ed è poi tornata a più riprese anche ad incidere sul costrutto normativo della legge ligure. Andiamo con ordine. Allora, diciamo subito che è positivissimo, quindi va salutato con favore il cosiddetto attivismo regionale sull'argomento, in quanto, diciamo, questo attivismo regionale ha conosciuto una nuova stagione subito dopo la modifica costituzionale del titolo quinto della Costituzione. Infatti prima i commentatori parlavano di una sorta di regionalismo debole, cioè le regioni forse non avevano ancora preso piena consapevolezza del fatto che ad oggi in questo delicato tema del contrasto dell'omofobia dell'omofobia e della transfobia, le leggi regionali possono svolgere un ruolo di catalizzatore e quindi possono incidere in maniera significativa dal punto di vista della tutela. Quindi mi fa piacere che finalmente le regioni stiano prendendo consapevolezza di quello che è uno strumento validissimo in chiave di tutela. Ancora mi rallegro del fatto che io ho analizzato le leggi regionali in commento e mi rallegro del fatto che per fortuna i vari legislatori regionali non sono caduti in, diciamo, in clausole di stile vuote dal punto di vista del significato, cioè non si sono intrattenuti in inutili esercizi di stile che poi dal punto di vista precettivo non producono niente. Cioè, se nel momento in cui il legislatore va a strutturare e costruire una norma, il teleos qual è? È innanzitutto un progetto di tutela, cioè il legislatore attraverso la norma si fa carico di istanze sociali, fotografa segmenti della vita di relazione che ciascuno di noi intesse nel proprio quotidiano e ritiene meritevoli di tutela gli interessi che da questi promanano. Ecco perché li cristallizza attraverso meccanismi di tutela. Attenzione però, è vero che i legislatori regionali non sono caduti in virtuosismi legislativi e clausole di stile oppure in mere duplicazioni concettuali di quelli che sono i proclami della nostra Carta Costituzionale. Mi riferisco al sempre valido per l'amor del cielo, però è diventato una sorta di slogan il ricorso all'articolo 3 della Costituzione, principio di uguaglianza. Signori miei, in un'epoca in cui i diritti LGBT, ma in genere il fortino dei diritti, sta subendo delle aggressioni pericolosissime, noi siamo sotto attacco, noi cittadini, a prescindere dall'orientamento sessuale e dell'identità di genere, attenzione, siamo sotto attacco, l'originario impianto dell'articolo 3 della Costituzione, il principio di uguaglianza,
deve per forza conoscere una nuova stagione, una rivisitazione anche in chiave giuridica di tutela, perché altrimenti che cosa accade? Proclamare l'uguaglianza, come diceva giustamente la collega Ivana poco fa, in chiave veramente statica, che cos'è l'uguaglianza? Il primo concetto di uguaglianza che subito ci viene in mente, che cos'è? L'idea di aver diritto ad un uguale trattamento. Ebbene, ad oggi, stando il fuoco incrociato e anche la mutazione genetica che stanno conoscendo le discriminazioni, guardate che ad oggi non esiste una definizione omnicomprensiva di che cos'è la discriminazione. Esiste, diciamo, a macchia di leopardo una settorializzazione, ma la fenomenologia del fenomeno discriminatorio è talmente vasto che il legislatore, nel momento, diciamo, della costruzione delle norme, quindi nel momento cosiddetto preparatorio e definitorio di quelli che sono i segmenti della vita sociale che andrà a tutelare, trova ancora molte difficoltà. Vi parlavo poco fa del fatto che i diritti sono sotto assedio. Lì dove il legislatore regionale non riesca a, perché questo è il banco di prova per i legislatori regionali e oggi per la Regione Puglia, che ha accettato, diciamo, con piglio deciso, ha raccolto con piglio deciso il guanto di sfida di creare una legge regionale contro omofobia e transfobia. Non ci dimentichiamo che le leggi regionali non possono attingere al comparto del diritto penale, innanzitutto. Le leggi regionali possono semplicemente prevedere degli strumenti di natura, diciamo, civilistica, ma non possono attingere, ecco, alla temibile scure del Leviatano penale. Quindi questo significa anche che la legge regionale contro omofobia e transfobia non potrà contare sulla efficacia, come dire, deterrente che è l'idea della prigione per essere, può utilizzare eventualmente altre tipologie di sanzioni, ma non certo la privazione della libertà personale. Quindi questo che cosa significa? Che una legge regionale che voglia essere realmente efficace dal punto di vista della tutela dovrà puntare su meccanismi di nuova generazione. Guardate, la diversità dei perimetri corporali ed affettivi va a generare delle illegittime ingerenze e interferenze sul piano della fruibilità dei diritti, e questo è gravissimo, e questo è il banco di prova con la quale non solo i legislatori regionali, ma i legislatori nazionali e quelli comunitari internazionali di cui parlava la collega poco fa si trovano a misurarsi. Noi ci dobbiamo chiedere per quale motivo e come una legge regionale può contrastare e può, diciamo, andare a bloccare questa interferenza, cioè perché un orientamento sessuale, un'identità di genere diversa da quella della maggioranza debbano frapporsi alle legittime istanze del cittadino che voglia fruire in maniera attiva dei diritti. I diritti non hanno sesso, i diritti non hanno identità di genere, i diritti sono per loro natura neutri. Ecco perché ad oggi, lì dove si vengono a creare queste illegittime interferenze, si vanno a creare quella che ritengo una categoria, e penso che anche i colleghi, i professori illustrissimi seduti a questo tavolo potranno darmene atto, si va a creare quella categoria che ad oggi non merita cittadinanza nell'ordinamento giuridico. Mi riferisco ai cosiddetti diritti affievoliti. Che cosa sono i diritti affievoliti? Sono, diciamo, il riflesso di che cosa? Di quei meccanismi normativi di tutela che il legislatore ha pensato e creduto efficaci nel momento della costruzione, ma che poi all'atto pratico si sono rivelati del tutto inidonei a tutelare le istanze di tutela, le istanze appunto che promanano dalla società. Lì dove i diritti affievoliti vanno ad infrangere il paradigma delle pari opportunità, che cosa accade? Non vi può essere quel passaggio in chiave dinamica dal concetto di uguaglianza come statica, come idea di ugual trattamento, a quel concetto dinamico di uguaglianza che riguarda proprio il diritto alle pari opportunità, inteso come diritto alla parità di accesso. Guardate, pur anche se dalla dottrina sono venute delle critiche circa la tecnica della costruzione normativa delle leggi regionali antidiscriminatorie in commento, perché si è detto che sono sostanzialmente delle leggi fotocopia,
nel senso che i legislatori regionali non hanno brillato sinora per originalità e per capacità innovativa. Infatti fotograferò da qui un attimo quelle che possono essere le macro aree di intervento sui quali i legislatori regionali si sono intrattenuti. Ciò detto, che cosa accade? Nel momento in cui non vengono poste in essere, perché questo è il banco di prova, il sostanziale parziale fallimento dei progetti di tutela della legislazione regionale ad oggi esistenti, si deve a che cosa? Al fatto che le norme all'interno di queste leggi regionali, pur essendo portatrici di strumenti normativi di tutela sicuramente validi per quanto attiene l'implementazione della formazione, l'implementazione di sportelli di tutela e di ascolto, un ruolo propulsivo del Corecom, io sono componente del Corecom della Regione Basilicata e vi dico che il Corecom, come Costola d'Adamo dell'Agicom, il comitato regionale che controlla e monitora il comparto delle radio e telecomunicazioni, ai Corecom regionali queste leggi hanno assegnato dei compiti importantissimi per quanto attiene il monitoraggio di quello che accade nel comparto delle telecomunicazioni in termini anche di violazione dei diritti della comunità LGBT, nella diffusione erronea e nell'implementazione che purtroppo avviene anche inconsciamente dei cosiddetti stereotipi di genere. Bene, dicevo poco fa che sostanzialmente le criticità che rilevo di queste leggi regionali sono queste. Si è notato che pur essendo dei costrutti normativi validi di ultima generazione che vanno sicuramente implementati, si è visto che le azioni a tutela e a sostegno della comunità LGBT si sono rivelate pressoché, diciamo, inefficaci in buona sostanza lì dove i governi regionali, qui mi riferisco, qui mando un invito a Titti, proprio perché lì dove i governi regionali non abbinino che cosa? La strutturazione, innanzitutto di finanziamenti, perché le norme giuridiche per quanto efficaci possono essere, se non ci sono dei finanziamenti si fa ben poco. E non solo, mi ricollego all'esigenza di dotare, non solo di dotarsi di una legge regionale contro omofobia e transfobia, ma anche di andare di pari passo insieme agli organismi di parità per porre in essere quelle che la Corte Costituzionale nella storica sentenza 109 del 1993 ha definito il più potente strumento normativo a disposizione di tutti i legislatori volto a riequilibrare quelle asimmetrie di svantaggio nelle quali si possono trovare persone con una vulnerabilità, vuoi il colore della pelle, vuoi un orientamento sessuale diverso, vuoi l'identità di genere, vuoi un credo religioso diverso. Mi riferisco allo strumento delle azioni positive. Le azioni positive o discriminazioni alla rovescia, come l'ha definito qualcuno, lungi dall'essere, diciamo, perché hanno subito anche il fuoco incrociato della Corte Costituzionale, ne sono uscite pienamente, diciamo, promosse a pieni voti, cioè lì dove si va a creare dei binari virtuosi nei confronti di persone appartenenti a delle minoranze, quindi portatrici di interessi meritevoli di tutela in quanto titolari di una vulnerabilità, di una fragilità sociale che rischia di, lì dove il diritto non se ne fa carico, rischia questa vulnerabilità di trasformarsi in vero e proprio stigma sociale, in un destino sociale triste. Gli invisibili molte volte rischiano di essere addirittura dimenticati, e questo da cittadina, da componente delle istituzioni, da professionista, e ciascuno di noi in quel concetto di cittadinanza attiva non possiamo e non dobbiamo permetterlo assolutamente. Mi avvio alla conclusione, anche se avrei voluto dire tante altre cose. Idee chiare sulla diagnosi, e per fortuna mi fa piacere che in tavoli come questi si inizi a fare anche terapia virtuosa. Concludo dicendo che dobbiamo sicuramente lavorare tanto. Ad oggi, secondo me, un giudizio di valore, la legge regionale migliore è quella della Regione Marche. La Regione Marche è la numero 8 dell'11 febbraio 2010, che io invito davvero la Regione Puglia a fare opera virtuosa di benchmarking, quindi importazione degli strumenti normativi contenuti appunto nella legge regionale delle Marche.
I settori di intervento della legislazione regionale sono questi: formazione, informazione e lavoro, informazione e comunicazione, tutela giurisdizionale, tutela non giurisdizionale dei diritti. Attenzione, prima la collega parlava della strutturazione delle tecniche di ADR, alternative dispute resolution. Noi nel Dipartimento tutela dei diritti umani stiamo strutturando delle buone prassi tese appunto alla costruzione di un comparto di ADR to LGBT, quindi forme di giustizia alternativa, riparativa, non sanzionatoria, ma per questo non meno efficace della giustizia canonica che tutti conosciamo. Ed ancora l'articolo 5 della legge regionale della Regione Marche parla proprio e dà un ruolo centripeto e centrale alle azioni positive. Un ultimo monito, e mi auguro davvero che potremo ritrovarci in un altro tavolo a strutturare questa legge regionale: è necessario ad oggi un attento coordinamento per evitare di fare reciproci autogol tra la legge regionale dei jure contento, che quindi noi ci stiamo proponendo di costruire, con le norme licenziate nello statuto regionale della Regione Puglia. Quindi il punto di partenza deve essere sempre la carta identitaria, la costituzione regionale, perché questi sono poi gli statuti, sono delle costituzioni regionali. Lo statuto della Regione Puglia è sicuramente uno statuto di ultima generazione, perché si propone il raggiungimento in una formula tanto, diciamo, breve quanto efficace del pieno raggiungimento del benessere di tutti i suoi cittadini. Quindi in questa formula, tanto così totalizzante e così vasta, c'è tutto, diciamo, la dichiarazione di intenti virtuosa del Parlamento regionale pugliese di non dimenticare nessuno. Concludo dicendo che occorre insegnare, proprio per uscire fuori da quella paura di cui parlava prima Romano, occorre insegnare alle nuove generazioni che la diversità non deve spaventare. La transfobia e l'omofobia sono innanzitutto forme di odio. Lo so, è arduo che il legislatore regionale prenda in carico queste istanze e quindi riesca a rispondere, a cristallizzare anche concetti che hanno un substrato etico all'interno di norme giuridiche. Però io credo che, visto anche i lavori che sono stati avviati, credo che il legislatore regionale pugliese potrà farcela. Insieme potremo strutturare una legge regionale virtuosa per insegnare soprattutto a voi nuove generazioni che la diversità non deve far paura, ma che costituisce un serbatoio inestimabile ed inesauribile di forza e bellezza. Grazie. Che rappresenta qui Arci Lesbica, e sottolineo una cosa che mi fa molto piacere sottolineare, che il festival è da sempre accompagnato da Arci Lesbica, cioè è l'associazione che dal primo momento in qualche modo ha affiancato la nostra storia, e quindi penso che sia molto importante la loro voce anche in questa occasione. Dopo che Rosa avrà fatto il suo intervento, se ci sono delle domande dal pubblico, saranno ovviamente bene accolte. Sapete che abbiamo un tempo molto limitato, purtroppo, però voglio poi dare un attimo la parola di nuovo a Francesco Bilotta, perché in qualche modo io penso che dobbiamo stasera anche tirare un po' i fili delle cose che ci siamo detti, anche per capire come possiamo anche procedere, e quindi due parole anche a Bilotta e a Titti. Quindi questa è un po' la sequenza. Naturalmente, dopo, se ci sono delle domande, vi prego di porgercele, grazie. Buonasera a tutti e a tutti, ringrazio innanzitutto tutti i presenti per il contributo molto importante che mi avete dato e che credo che abbiate dato a tutti e a tutte. Non mi dilungherò molto, sarò abbastanza breve, perché comunque, diciamo, avete già espresso ed esposto in maniera più che sufficiente, insomma, quelle che sono le possibilità di creare a livello regionale una legge che abbia poi una efficacia e una valenza reale e pratica rispetto a quello che poi, no, si potrebbe fare per migliorare la nostra condizione di individui che vivono, di esseri umani che vivono in questa regione. Sono ormai, diciamo, molti anni che il movimento LGBT italiano cerca disperatamente di avere una legge
contro l'omofobia e la transfobia, che in questo momento, diciamo, storico e politico è ancora molto, diciamo, più sentita e insomma, è importante che ci sia. E spesso, come abbiamo visto, le leggi appunto che toccavano queste tematiche sono state poi, diciamo, bloccate per cavilli politici e poi magari non riprese, come ad esempio il DL Scalfarotto, che pur avendo, diciamo, avuto molte critiche, quindi non essendo stato sostenuto dal movimento LGBT, comunque è stato accantonato e, diciamo, dimenticato. E poi non ultimo il DDL Cirinna, che appunto regolamenta le unioni civili e le convivenze, che diciamo è comunque in discussione, ma che, diciamo, ha dovuto subire delle mediazioni politiche rispetto a quello che era il testo originale, e quindi, diciamo, a noi personalmente un po' di rabbia ce l'ha fatta, perché comunque è una legge che ci riporta indietro dal punto di vista, diciamo, di evoluzione, no? Storico-politico del nostro territorio, un po' indietro a quelle che erano le richieste, che forse se le ricorderà, perché le ha richieste lei circa 30 anni fa. Se le ricordo. Però, diciamo, è sempre un primo passo, no? da cui partire. Quindi, a livello regionale, crediamo che sia molto importante strutturare e portare avanti una legge regionale contro l'omofobia pur nei suoi limiti, perché come avete, diciamo, esplicitato prima, diciamo, più o meno tutti e tutte, diciamo, la regione non può legiferare su tutto, ma può legiferare su quelli che sono alcuni argomenti, alcuni ambiti, come quello della salute, come quello del lavoro, come quello dell'istruzione. Io purtroppo, per fortuna, faccio anche l'insegnante di scuola dell'infanzia e quindi vedo molto bene come sia difficile, no, riuscire a parlare, specialmente perché per me è molto importante la formazione, no, fin dalla tenera età, e quindi di quelli che sono i vari tipi di orientamenti sessuali, per far sì che gli individui, i soggetti, gli uomini e le donne del futuro possano essere liberi da quelli che sono invece tutti quegli stereotipi che ci hanno condizionato nel nostro vivere, nel vivere una vita serena. E quindi secondo noi è molto importante, insomma, il fatto di anche essere qui a ragionare su come, no, in che modo riuscire a portare avanti una legge regionale contro l'omofobia e la transfobia. Tant'è che a livello regionale molte associazioni da circa 3 anni, associazioni LGBT e non, abbiamo costituito un coordinamento, diciamo, di queste associazioni, che ha la sua, diciamo, massima espressione nel Pride, che quest'anno sarà a Taranto. E quindi tra quelle che sono le rivendicazioni che noi portiamo avanti nel nostro documento politico c'è appunto quella della proposta, insomma, di fare una legge contro l'omofobia e la transfobia, oltre, come diceva il professor Bilotti prima, quello di, per esempio, istituire una struttura, una casa rifugio per vittime maltrattate per orientamento sessuale e identità di genere, anche se questo, diciamo, è considerato, cioè comunque viene messo insieme a quello che è il grande calderone, no, delle vittime di violenza in generale, quindi comunque sì, diciamo, si potrebbero sfruttare quelle, diciamo, opportunità. Quindi, come diceva il professore prima, e come diceva anche il professor Panara, probabilmente bisognerebbe vedere i singoli casi. Allora, ci sono alcune situazioni in cui si può, no, essere inseriti in alcuni discorsi più ampi, e degli altri casi in cui bisogna analizzare quel caso singolo. Per noi è molto importante anche questo, quello che diceva Titti, no, della condivisione partecipata della stesura di una legge, anche in virtù di quello che abbiamo fatto a livello cittadino. Per chi non lo sapesse, il comune di Bari ha istituito circa 3 anni fa, credo, un tavolo tecnico LGBT,
di cui fanno parte un bel po' di associazioni, e abbiamo lavorato, devo dire, abbastanza bene. Siamo riusciti a, diciamo, a rispondere, abbiamo avuto risposte su quasi tutti i punti che avevamo diciamo, richiesto, sia con la precedente, diciamo, con il precedente sindaco Emiliano, sia con il, diciamo, il nuovo, l'attuale decano. E quindi è molto importante, appunto, anche il fatto che, come diceva l'avvocata Picconzi, di andare a lavorare sui singoli comuni, sulla formazione. Così, cosa abbiamo fatto per esempio con il comune di Bari? Abbiamo somministrato un questionario che valutasse il grado di omofobia e transfobia all'interno appunto del comune, ed ha avuto un grande risultato. Infatti poi abbiamo prodotto, diciamo, un materiale che, diciamo, verrà distribuito prossimamente, e per poter partire così a fare una formazione mirata per diciamo, far funzionare meglio il tutto, no? E quindi è molto importante la formazione, no? Dei dipendenti, o comunque di chi si relaziona con il pubblico, che deve sapere come si deve comportare nel momento in cui si trova di fronte a una persona transessuale o a una persona omosessuale, no? Non perché sia diverso, cioè sia necessariamente diverso, no? Però ci sono, diciamo, delle sottigliezze che vanno comunque rispettate. Mentre per esempio sull'ambito dell'istruzione abbiamo trovato molta difficoltà, in quanto a livello comunale, in quanto per il progetto che dovevamo andare a portare nelle scuole, a un certo punto siamo stati bloccati, in quanto i dirigenti, insomma, spinti un po' da quella che è l'area cattolica, che è imperante ormai, ci hanno detto andiamo un po' con calma, ne riparliamo l'anno prossimo, insomma. Quindi cioè, sono tutti questi argomenti importanti di cui si sente forte l'esigenza di parlarne, ma soprattutto di fare un'azione politica che cambi anche un po', o apra, quella che è la mentalità delle persone. Quindi dico a tutti, da quando iniziamo a lavorare? Grazie. Rapidissimamente, ci sono domande? Ci sono domande, curiosità? No, dopo questo, va. Possiamo creare, diciamo, un paio di interventi di chiusura. Allora, Francesco, ti chiederei semplicemente di anche, allora, mi sembra che i punti qualificanti un po' del dibattito, ce ne sono tantissimi, però proprio per tirare un po' le somme, mi sembra che siano emerse due o tre cose molto importanti. Primo, credo utilissima la rassegna di, diciamo, sia sotto il profilo legislativo, sotto il profilo delle buone pratiche, delle cose che già sono state fatte in Europa e in Italia, quindi molto utile, così abbiamo la mappa e ci rendiamo conto anche un po'. Poi abbiamo anche capito che, ovviamente, come è giusto che sia, le legislazioni evolvono, e quindi forse anche già l'ultima significa che in qualche modo ha usufruito della esperienza che le altre hanno raccolto, e quindi partiamo per esempio dalla legge regionale della Regione Marche, che mi sembra di capire la più evoluta, perché forse è arrivata anche dopo le altre, quindi forse ha fatto tesoro, diciamo, di alcune, anche degli errori che si fanno, come per esempio, come diceva prima Gigi Pannarale, il fatto che una legge registri addirittura un pregiudizio, cioè una legge che combatte l'omofobia registra un pregiudizio omofobico, è abbastanza interessante. Questo sarebbe interessante anche proprio 10 secondi andare a vedere in queste regioni che impatto hanno avuto la legislazione, certo. Perché poi specialmente in Toscana, dove è vecchia di 12 anni, certo. Qualcosa sarà qualcosa successo, dovrebbe essere, certo, successo, certo. Certo. Poi l'altra cosa che è emersa fondamentale, credo, la questione appunto delle buone pratiche, cioè non serve soltanto la norma, ma bisogna capire come entra nella vita delle persone, cambia appunto l'ufficio pubblico, la scuola o quello che è, diciamo, di caso in caso. E poi anche molto rilevante mi sembrava le cose che diceva prima Francesco, e su questo magari potrebbe anche pensare di intervenire, ma insomma siamo assolutamente
pronti ad ascoltarlo, la questione è appunto di mettere in campo immediatamente delle possibilità. A me faceva pensare quella cosa che dicevi tu a proposito delle case che possono accogliere persone che subiscono maltrattamenti a causa del loro orientamento di genere o dell'identità sessuale, esattamente il caso delle donne maltrattate, cioè molte situazioni che combattono sono battute esattamente la possibilità di dare alloggio a chi aveva questo tipo di difficoltà. Quindi Francesco, che sensazione hai alla fine di questo dibattito? Che pure se noi non ci eravamo ascoltati prima, ci sono dei punti di convergenza trasversali che come dire, rendono oggettivo il fatto che questi punti di convergenza sono riconoscibili all'occhio diciamo, dell'operatore giuridico, e quindi evidentemente sono delle cose che come dire, degli oggetti sociali per utilizzare l'espressione dei neorealisti. No? A fronte di questo, cioè l'esempio che facevi tu all'ultimo, mi conferma l'idea che, e questo vorrei così interloquire con Luigi Pannarale, che ci sono dei metodi che utilizzati in alcuni ambiti esistenziali possono essere, come dire, di ausilio poi per affrontare altri ambiti esistenziali, no? Cioè, dal mio punto di vista, l'esaltazione dei momenti comuni, che sono momenti comuni sul piano culturale, citavo all'inizio la pratica femminista, no? Cioè ci sono dei punti di partenza culturali che vanno condivisi e ricordati e come dire, ampliati in maniera proattiva rispetto alle nuove sfide che la società ci pone davanti, no? Ma anche sul piano pratico questo stesso metodo può essere utile, per cui ciò che è già stato sperimentato in un ambito potrebbe essere d'aiuto anche in un ambito diverso. Io mi immagino, e questo però attiene proprio alla tecnica cosiddetta del drafting legislativo, no? Cioè sul modo con cui io fisicamente scrivo il testo di legge, io mi immagino una norma leggera che è capace di individuare determinati effetti, cioè determinate conseguenze sulla base di certi presupposti. I presupposti possono essere comuni a seconda dei diversi gradi di discriminazione. Poi saranno i servizi della regione, una volta che c'è questo quadro comune di riferimento della norma detta, a realizzare in concreto, in relazione alle specificità del singolo grado di discriminazione, l'azione che deve essere realizzata. Faccio un esempio. Nella legge del Piemonte c'è un elenco delle azioni positive e si dice la regione nell'ambito delle proprie competenze di diritto alla casa promuove soluzioni per favorire il diritto all'abitazione delle persone che sono discriminate o esposte a rischio di discriminazione ed esclusione sociale a causa delle motivazioni descritte e sono tutti i gradi di discriminazione dell'articolo 21 della Carta di Nizza e opera per prevenire e contrastare la segregazione abitativa e l'emarginazione sociale. Allora, la norma così proprio come è scritta è evidente che si presta a un'applicazione diversa se io mi immagino la persona portatrice di handicap o se io mi immagino la persona omosessuale che vive in una coppia e che chiede di accedere alle graduatorie regionali per l'edilizia popolare, no? Cioè ci troviamo con due fenomeni completamente diversi, ma che io posso ricondurre all'unico dovere della regione, che è quello di garantire il diritto alla casa, che è un diritto previsto anche dalla Costituzione. Un altro elemento di, secondo me, pregio della legge piemontese è che mentre tutte queste altre leggi precedenti creano sempre un osservatorio regionale in cui partecipano associazioni eccetera, che poi sul piano concreto, almeno per quello che io ecco, a quello che insomma ho saputo sono poco efficaci, diciamo, usiamo questo elissi. Ecco, qui c'è un centro regionale contro le discriminazioni che è formato da ciascuna delle direzioni, un rappresentante di ciascuna delle direzioni regionali, un rappresentante del Comitato Unico di Garanzia, una consigliera o consigliera di parità, difensore civico, garante regionale per persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, oltre ovviamente al concorso poi delle associazioni diciamo, che si occupano di singoli. Ecco, a me questo piace perché si vede proprio, no? Qui, che peraltro è un organismo che poi stila il piano triennale per l'attuazione della legge, per cui
di ogni 3 anni io sono costretto a dire beh, tiriamo una linea. Che cosa ho fatto finora? Quali sono i soldi che ho a disposizione per i prossimi 3 anni? Cosa realisticamente io posso fare? Tra l'altro, inserendo una norma di scadenza al piano triennale, io in qualche modo vincolo le future amministrazioni che abbiano una sensibilità diversa dalla mia, chiamiamola così, a fare comunque delle cose, perché c'è una norma che dice, cioè, quindi io cittadino posso venire a reclamare, non so se dal punto di vista giuridico, ma sicuramente dal punto di vista della responsabilità politica, il fatto che tu faccia o non faccia determinate cose. Morena, cosa volevo aggiungere qualcosa a quello che ha detto poco fa il collega Binotta. Allora, qui si riferiva alla legge regionale, insomma, del rendicontendo del Piemonte. No, ma è stata approvata il 23 marzo. Però è contro le discriminazioni in genere, giusto? Perfetto. Perché prima dicevo che a mio avviso la legge regionale contro le discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e identità di genere della regione Marche ad oggi già approvata è la migliore legge esistente? Perché innanzitutto non prevede un osservatorio la legge regionale sulle Marche, delle Marche, prevede all'articolo 5 ter aggiunto dall'articolo 2 legge regionale 30 aprile 2013 dei centri di ascolto. Ora, come diceva giustamente il collega Pilotta, l'osservatorio solitamente ha una valenza statica, fa poco e nulla. I centri di ascolto invece previsti dalla legge regionale delle Marche prevedono, la legge promuove l'attivazione di centri di ascolto per la prevenzione e riduzione del disagio determinato dalla discriminazione per orientamento sessuale ed eterosessuale o dalla identità femminile e maschile. Quindi vedete che nozione ancora più a maglie larghe introduce la regione Marche, cioè non si ferma alle clausole orientamento sessuale e identità di genere, ma allarga, addirittura ipotizza anche una discriminazione al contrario con riferimento alle persone eterosessuali. Quindi vedete che meccanismo, diciamo, veramente di ultima generazione. E non solo, sempre per rimarcare quello che ho detto prima, cioè del perché come giurista ritengo ad oggi la legge regionale delle Marche la migliore, l'articolo 4 parla di tutela non giurisdizionale dei diritti. Quindi, parlando di tutela non giurisdizionale dei diritti, apre il campo a tutte quelle tecniche di ADR di cui parlavamo prima. Noi ad esempio in Dipartimento stiamo anche studiando la possibilità, diciamo, di prevedere eventualmente l'allargamento e quindi la possibilità di applicare l'istituto della mediazione familiare nel momento in cui sarà resa a tutti gli effetti, sarà approvata la legislazione sulle unioni civili. Quindi la mediazione familiare nella prospettiva, nel paradigma delle nuove coppie, sono tutte tematiche che stiamo studiando in Dipartimento ed è attualissimo, quindi questo giusto per darvi dei flash. Quindi il mio giudizio, il mio 10 e lode rimane solo per la legge regionale sulle delle Marche, e condivido il giudizio del professor Panarale che diceva prima che tacciava il legislatore della Toscana. È stato quasi ingenuo anche nella strutturazione proprio semantica della forma della norma. Questa è la fine che fa chi crede di fare i fenomeni, sono consentito. Comunque almeno hanno aperto il barco di buono. Ti chiude questo incontro. No, vabbè, ma veramente per salutare e ringraziarvi, perché è stata secondo me un'occasione molto bella, molto preziosa. Sono emerse tantissime cose, io ringrazio voi veramente per tutti i contributi che sono stati portati, validissimi, interessantissimi, non perdiamo di vista, quindi, perché è assolutamente importante adesso approfondire tutte le cose che qui sono state anche per la verità ovviamente riportate in modo sintetico. Mi piace molto l'idea, devo dire, di mettere intorno a un tavolo tutte le istituzioni, cioè noi dobbiamo provare a operare in questo settore, in questo campo, creando un tavolo interistituzionale. La regione lo può fare perché ha la titolarità per farlo sul proprio territorio. Mettere insieme dalle prefetture, l'ufficio scolastico regionale, le ASL, cioè tutti quegli enti che possono
ma penso anche alle organizzazioni datoriali, dei sindacati, eccetera, cioè tutti quei soggetti che possono sicuramente incidere nella poi concretezza delle azioni positive che dobbiamo andare a realizzare, perché questo è l'obiettivo principale, sempre quello di migliorare la vita dei cittadini e delle persone. Quindi grazie a voi per tutti questi consigli. Ci dà un consiglio? Cioè, almeno per esperienza personale, quello che più mi sembra che manchi da questo punto di vista, cioè nella lotta contro l'omofobia, è il lavoro proprio individuale. Quindi come consiglio io vi consiglierei di, tra virgolette, mettere in mezzo gli psicologi, l'università di psicologia e la psicanalisi, perché molto spesso un limite che secondo me si ha soprattutto nella nostra società antropocentrica e eurocentrica è dimenticarsi che l'omosessualità risiede anche negli etero, che un etero non è unicamente eterosessuale. Questo è un lavoro che si fa, almeno che io ho fatto, attraverso la psicanalisi. Cioè attraverso la psicanalisi ci inizia a ricordarsi che dentro di noi non c'è solamente una persona, ma siamo assai. Almeno mettiamoci un po' e ascoltiamo. No, ma è giustissimo quello che tu stai dicendo. Infatti, anche per questa ragione, io ritengo che una delle cose che una legge regionale come quella che vogliamo costruire deve contenere è un giusto investimento e sostegno alla cultura LGBT. Perché nel nostro paese è ancora molto difficile promuovere cultura LGBT, lo è dentro l'università, lo è a sostegno di iniziative importanti come sono i festival, come sono lo festival, cioè è molto importante che chi produce cultura LGBT venga sostenuto dalle istituzioni, perché ovviamente non solo dalle istituzioni, perché ormai il pubblico non può sostenere la cultura, ma nel giusto binomio tra privato e pubblico è comunque anche questo un investimento strategico, perché vuol dire va nella direzione anche delle cose che tu sapevi. Perché è normale che il maschio alfa dice no, andai dallo psicologo, non ne serve a loro, che noi poi con la psicanalisi diciamo come femministe ci andiamo. Allora noi dobbiamo chiudere. No, io ringrazio voi, è stata un'occasione straordinaria. Mi sembra che il festival non poteva partire meglio, perché per l'appunto io penso che noi dobbiamo tutti augurarci che, e credo che in questa direzione vada il lavoro che noi facciamo con il festival, di appunto trasformare l'approccio proprio alla, come dire, al sentire le cose, e credo che siamo da questo punto di vista abbastanza unici, perché lavoriamo ormai da molto tempo su un cambiamento di mentalità, di cultura, di appunto modo di pensare, di vivere l'esistenza che si apra a tutti quanti. Noi credo che stiamo facendo un lavoro culturale, ma che proprio perché è un lavoro culturale profondo, è un lavoro politico. E quindi io auguro al festival, scusate se faccio un po' lunga, grazie.